Adesso ho tolto tutte le viti. Il pannello è libero. È soltanto incastrato con le clip di plastica. Adesso bisogna iniziare a tirarlo da qua sotto. Si stacca prima da qui. Eccoli qui. Sono fatti così. Adesso il pannello è staccato del tutto, è già libero, praticamente è fissato su queste linguette metalliche qua, ce ne sono quattro che la tengono fissata da sopra, poi guardiamo meglio. Adesso dobbiamo togliere qua all'interno il cavo qua della serratura, eccolo qui. E il connettore qua del tweeter, dov'è? Eccolo qui. E poi è libero tutto. Adesso riepiloghiamo un po' come è fissato il pannello. Abbiamo 5 viti, come abbiamo detto. 1, 2, 3. 4 e 5 questa qui. Poi abbiamo queste 6 clip di plastica. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi dopo nella parte superiore è fissato, è tenuto praticamente incastro con queste linguette metalliche. 1, 2, 3 e 4. Queste sono le casse nuove, troviamo l'anello di fissaggio che va in base a quello originale e l'adattatore che va collegato al connettore originale. Ho già montato il suo anello di plastica, la riduzione qua, il connettore l'ho già attaccato, pronto per essere connesso con l'altro sulla portiera. E questa qui è la cassa che ho smontato, quella originale. Guardate qui. Questa è rimasta proprio bloccata, non va nessuno e giù, è grippata praticamente. Sono casse di bassa qualità comunque queste qui, fanno un po' schifo. Non che questa qui, cioè anche queste sono economiche, però non c'è da mettere. C'è proprio tanta differenza. I fori qua dell'anello non combaciavano perfettamente. Questi qua sotto, anche quello dall'altra parte, ho dovuto allargarli un po' per farceli stare, però sono andati su, dai.